sua sì. grazia su di te ti rivolga. Ringraziamo Dio e la mamma per essere tutti insieme nuovamente in questo nuovo, in questa nuova conoscenza, in questa nuova serata. Ecco mamma, noi vogliamo venire a te e chiamiamo tutti gli angeli e i santi, fateci corona intorno perché vogliamo vivere la volontà divina, vogliamo conoscere e vogliamo venire a prendere la tua vita, Gesù. E lo facciamo per mezzo della mamma. Mamma, ti doniamo la nostra volontà, ci consacriamo a te, ti doniamo la nostra volontà, la nostra vita, il nostro nulla, e confidiamo in te, mamma. E portiamo tutto, mamma, anche le nostre ferite interiori, tutto ciò che non ci riesce di scalfire, ma tu, mamma, sei la nostra mamma, la nostra regina, la nostra maestra. Te confidiamo tutto e doniamo tutto. Mettiti in noi, purificaci, metti Gesù in noi, perché la tua vita sia re e non più offeso. Vieni Gesù, fonditi in noi, fonditi in me parte per parte, ed io mi fondo in te. Gesù, nella mia volontà, la tua divina volontà, nella mia intelligenza, la tua intelligenza, nella mia memoria, la tua memoria. Gesù, nei miei pensieri, i tuoi pensieri, in ogni palpito e respiro, i tuoi palpiti e respiri. Gesù, in tutti i miei moti, interni, esterni, volontari, involontari, ci siano i tuoi moti, le tue intenzioni nelle mie intenzioni, il tuo offertorio continuo, costante nel mio offertorio. Ed io fusa in te, Signore, vengo nella tua santissima e divinissima volontà e vita divina. Vengo a riprendere, Gesù, tutto il tuo amore, tutto ciò che hai dato, tutto ciò che hai vissuto, pensato dal Padre, vissuto da te, riverberato in Maria Santissima, partecipato con Mamma Luisa. Vogliamo venire, Signore, tutti insieme, unificati nell'atto unico, fusi in te, Maria, in te, Gesù, veniamo nell'atto infinito del divino volere e veniamo a riprendere il tuo amore depositato in tutti e in ciascuno, in ogni respiro, Padre. Prendiamo tutto, Signore, facciamo tutto nostro. E prendendo tutto, Signore, vogliamo ridarti tutto con il tuo stesso amore, il tuo stesso zelo. E vogliamo, Signore, felicitarti ed essere un coro perpetuo, amarti, adorarti, ringraziarti, benedirti, come un canto, ed entrare nell'eco eterno. Signore, in questa fusione abbracciamo tutto e tutti. Abbracciamo e chiamiamo le anime dei santi e tutti i beati, e tutte le anime beatrici di tutti i tempi. Siamo un coro, Signore, e non facciamo altro che chiamare. Venga il tuo regno. Vogliamo coprire, Signore, con la tua voce nella nostra ogni parola e ogni moto. Fia, fia, fia. Sottoscritto e soprascritto in ogni modo, in ogni intenzione. La tua benedizione sia su di noi, Signore, su tutte le generazioni e tutte le famiglie. E noi corrispondiamo a te, Signore, con il tuo amore, con il tuo zelo, con la tua divina volontà, a nome di tutti. Vogliamo essere lo specchio del riflesso, e questo continuamente. Signore, prendiamo la tua benedizione. Contiene tutte le benedizioni, Padre, la tua prima benedizione. La chiamiamo su tutti e su ciascuno per l'intercessione degli angeli, dei santi, di Mamma Luisa, di Maria Santissima, mio Padre Onnipotente, vieni, benedici tutti i tuoi figli. In primis su di noi, su tutti, su ciascuno, la tua vita divina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio. Allora,
per il quale iniziamo. Gesù viene in noi a conoscere, a farci comprendere, a acquisire questa lettura, le verità e la vita divina che è impresso nel libro di Cielo. Fiat. Eccoci qua. Allora, condivido subito il libro. Siamo al volume 4 e correggetemi sempre perché non ho lasciato il segno. Siamo al 5 di gennaio? Sì. Da leggere? Sì. Perfetto. Allora, prepariamo subito il nostro quaderno e la penna per appuntare le parole chiave che ci verranno suggerite da Dio, dalla Divina Volontà, e che soggettivamente appunto ognuno sente qualcosa. Dunque, io leggo il libro e poi mi soffermo per quello che è la percezione, e poi appunto abbiamo modo tutti di condividere volentieri quello che è il nostro la luce intellettuale che dà Gesù, come dice Luisa. Va bene? Posso iniziare? Sì. Perfetto, intanto sto ingrandendo. Sì. Ok. Sì. Allora, sì. Un attimo. Ok. Che volume, scusami. Volume 4, 5 gennaio 1901. L'umanità di Gesù fu fatta apposta per ubbidire e per distruggere la disubbidienza. Luisa ristora Gesù. Trovandomi fuori di me stessa, vedevo il confessore che metteva l'intenzione della crocifissione. Io temevo di sottopormi, ma Gesù mi ha detto: «Che vuoi da me? Io non posso fare a meno di ubbidire, perché la mia umanità fu fatta apposta per ubbidire e per distruggere la disubbidienza, essendo tanto innestata con me questa virtù, che in me si può dire che l'ubbidienza è natura, il distintivo a me più caro e glorioso, tanto che se la mia umanità non avesse questo di proprio, l'aborrirei e non mi sarei già mai unita con esso. Vuoi tu poi disobbedire? Puoi farlo, ma lo farai tu, non io. Io, tutta confusa nel vedere un Dio tanto obbediente, ho detto: anch'io voglio obbedire, e mi sono sottoposta, e Gesù mi ha partecipato ai dolori della croce. Dopo ciò mi ha trasportata fuori di me stessa. Gesù benedetto mi ha dato un bacio, e mentre ciò faceva è uscito un alito amaro, e stavo in atto di voler versare le sue amarezze, ma non lo ha fatto, che voleva che gli fosse detto da me per farlo. Io subito ho detto: vuoi qualche riparazione? Facciamola insieme, così le mie riparazioni unite alle tue avranno i loro effetti, che da me sola credo che ti disgusteranno di più. Così ho preso la sua mano grondante sangue e, baciandola, ho recitato il Laudate Domino col Gloria Patri. Gesù una parte e Dio l'altra, per riparare le tante opere cattive che si commettono, mettendo l'intenzione di tante volte lodarlo per quante offese riceve per le cattive opere. Com'era commovente vedere pregare Gesù. Poi ho continuato a fare lo stesso all'altra mano, mettendo l'intenzione di tante volte lodarlo per quante offese riceve per i peccati di causa. Indi piedi, con l'intenzione di tante volte lodarlo per quanti sono i passi cattivi e per le tante vie storte, battute, anche sotto l'aspetto di pietà e santità.
L'ultimo, il cuore, con l'intenzione di tante volte lodarlo per quante volte il cuore umano non palpita, non ama, non desidera il Dio. Il mio diletto Gesù pareva tutto ristorato con queste riparazioni fatte insieme con lui, ma non contento ancora, pareva che volesse versare. Ed io ho detto: Signore, se vuoi versare, ti prego di farlo. Lui ha versato le sue amarezze e dopo ha soggiunto: Figlia mia, quanto mi offendono gli uomini, ma verrà il tempo che li castigherò, in modo che usciranno tanti vermi che produrranno nubi di moscerini, che li renderà molto oppressi. Allora uscirà il Papa. Ed io: E perché uscirà il Papa? E lui: Uscirà per consolare i popoli, perché oppressi, stanchi, abbattuti, traditi da tante falsità, cercheranno loro stessi il porto delle verità e tutti umiliati chiederanno al Santo Padre di venire in mezzo, a loro per liberarli di tanti mali e metterli nel porto della salvezza. Ed io: Signore, questo succederà forse dopo le guerre che tu hai detto altre volte? E lui: Sì. Ed io: Quanto me ne vorrei venire prima che queste cose succedano? E lui: Ed io: Dove andrò a trattenermi allora? Ah, Signore, ci sono tante anime buone in cui trattenerti, che io, confrontandomi, oh, quanto mi vedo cattiva. Ma Gesù, non dandomi retta, mi è scomparso ed io sono ritornata in me stessa. Fiat. Allora, torniamo un attimo indietro. Gesù spiega a Luisa che lui è stato l'ubbidiente e che l'ubbidienza al Padre, l'ubbidienza alla divina volontà, motore della Santissima Trinità, e che l'ubbidienza è proprio natura in Gesù, ubbidiente quindi per natura. E Luisa che cosa fa? Davanti alla visione, allo scenario, lì davanti al confessore che mette l'intenzione della crocifissione, ha il solito timore, ha il timore di sottoporsi, ma appunto davanti all'esempio di Gesù, all'insegnamento di Gesù, vuole imitare, vuole essere come lui e quindi diventa anche lei ubbidiente. E questo sempre è lo scenario, la pedagogia di Gesù che ci fa vedere sempre quello che accade tra di loro e che è tutto per noi. È tutto insegnamento per noi. Anche noi, no? Come dice Luisa, la natura tremava, no? In altri brani dice la natura tremava. E quindi è normale, noi creature possiamo solamente avere quel tremito e quanto tremito davanti a qualsiasi difficoltà, a qualsiasi sacrificio. Però stiamo imparando sempre di più e più si va avanti, più veramente questa nota ci suona, come diceva la sorellina ieri, no? Ci suona così sempre più familiare che le paure, non so se vi ricordate ieri sera, mi sembra Tony appunto, che diceva le paure adesso, non, in una situazione, insomma la paura non la vedeva più, la paura della croce, ecco ricordato, ma vedeva invece il valore, no? Della croce. Ed ecco che è proprio questo, no? Che Gesù ci vuole insegnare, se non altro per ubbidienza. Anche quando le cose non le comprendiamo, l'ubbidienza e la fiducia, il fidarsi di Dio, mettere quindi di conto solo l'importanza, la regalità di Dio e fa scomparire quelle che sono i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, i nostri puntelli, no? Dell'umano volere che troviamo tutte le giustificazioni per non andare verso la nostra massima felicità. Quindi avere fiducia in Dio anche quando non capiamo, questo è proprio il nesso, è il cuore dell'ubbidienza, ubbidisco e mi annullo. Quindi assolutamente l'ubbidienza ha valore laddove quando noi non conosciamo, quando siamo davanti, ecco, a un sacrificio,
è chiaro, non ne vediamo la ragione o non ne abbiamo la comprensione o la forza, la natura. Ecco Gesù che dice: io ero ubbidienza, che vuoi da me? Quindi non le dà spiegazione, no? Le chiude un po', le sbarra un po', la sai, che vuoi da me? Io non posso fare a meno di ubbidire. Quindi dice: questo sono io, se vuoi essere come me, anche tu, senza comprendere, senza avere i mezzi, devi venire. L'obbedienza è questo, appunto, vederci, andare, vederci chiamati e senza avere i mezzi, andare. Poi i mezzi ce li dà, no? Il famoso kit della sopravvivenza, perché il Signore non lascia la creatura senza grazia. Al primo sì, subito riversa mari di grazie, ce l'hanno insegnato e quindi questa è la nostra speranza certa. Però la fiducia e l'amore ci devono portare al superamento di questa prova. Io, tutta confusa nel vedere un Dio tanto obbediente, ho detto: anch'io voglio obbedire. Ecco il paragone, Dio che obbedisce. E quindi noi come possiamo essere così vili da non seguire Dio? Senza fare, ripeto, le nostre, come si dice, i nostri pensieri, le nostre riflessioni, no? Ma lui è Dio, lui c'ha la forza, lui no. Se ci ha chiamati vuol dire che possiamo, anche perché conosciamo che lui ci darà la grazia. Dopo di ciò mi ha trasportata fuori di me stessa. Gesù benedetto mi ha dato un bacio e mentre ciò faceva è uscito un alito amaro. Ecco Gesù quindi che vuole, che manifesta tutto, che vuole partecipare in tutto la primogenita. E Luisa riceve queste amarezze, però anche voleva che egli, dunque, stava in atto di voler versare le sue amarezze, ma non lo ha fatto. Quindi dopo di ciò mi ha trasportata fuori, riprendo da sopra. Gesù benedetto mi ha dato un bacio e mentre ciò faceva è uscito un alito amaro e stava in atto di voler versare le sue amarezze, ma non l'ha fatto, attenzione, che voleva che gli fosse detto da me per farlo. E qui è evidenziato sempre quel punto di responsabilità, di partecipazione. Gesù vuole che noi vogliamo, cioè che il nostro volere sia così conformato, così desideroso, il nostro desiderio è tutto lì, il nostro andare incontro alla grazia, corrispondere a Dio, che quindi è il nostro chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, quindi la nostra volontà che vuole, che sceglie Dio. Io subito ho detto, vuoi qualche riparazione? Quindi Gesù vuole, se noi a volte diciamo fa tutto lui e ci fermiamo. Invece ecco che quante volte l'abbiamo detto, no, questo, che lui vuole la nostra partecipazione. Anche se sono cose che sappiamo che vuole Dio, vuole tuttavia la nostra, il nostro partecipare, il nostro chiedere addirittura, il nostro pregare, il nostro chiedere quello che vuole lui, proprio per far sentire a lui la conformità, lo sposalizio. Facciamole insieme, così le mie riparazioni unite alle tue avranno i loro effetti, che da me sola credo che ti disgusteranno di più. Ecco un'altra poesia d'amore, no? Luisa dice: vieni anche tu con me, perché io da sola ti potrei disgustare. Cioè, conscia del fatto che essendo creatura siamo nulla, non siamo neanche degni di poterlo riparare. Quindi vieni, facciamole insieme. E noi cosa stiamo imparando giorno per giorno? Con la grazia di Dio e per intercessione degli angeli, dei santi, Mamma Luisa e di Mamma, che dobbiamo sempre chiamare proprio per farci corona intorno ed aiutarci, proprio perché conosciamo la nostra nullità. Allora, che cosa ci insegna? Vuoi qualche riparazione? Facciamola insieme, così le mie riparazioni unite alle tue avranno i loro effetti, che da me sola credo che ti disgusteranno di più, che dobbiamo stare fusi, che solo fusi possiamo ridare il suo tutto e allora veramente confortarlo, veramente corrispondere, veramente possiamo essere santificati, divinizzati, possiamo avere quindi la nostra trasformazione.
Impariamo quindi anche a dare tutto quello che sono le riparazioni, quindi gli atti e i giri, che solo con la fusione, col nostro volere nel suo, il nostro desiderare la sua volontà in noi e come nostra, allora possiamo prendere quella sostanza, quel corpo, quella veste. Così ho preso la sua mano grondante sangue e baciandola ho recitato il Laudate Dominum col Gloria Patri. Gesù una parte ed io l'altra, quindi insieme, per riparare le tante opere cattive che si commettono. Quindi le riparazioni lei le fa insieme, anche noi possiamo e dobbiamo fare insieme. Possiamo perché lo vuole Dio, quindi ci è concesso, ecco la grazia, mettendo l'intenzione. E qui è proprio quegli atti e quei giri che tutti i giorni stiamo imparando a fare piano piano ed insieme, mettendo l'intenzione di tante volte lodarlo per quante offese riceve per le cattive opere. Eccolo qua, un bellissimo atto di riparazione. Gesù, ti voglio riparare, lodare, ti voglio riparare lodandoti tante volte per quante volte ti hanno offeso. Com'era commovente vedere pregare Gesù. Poi ho continuato a fare lo stesso all'altra mano, mettendo l'intenzione di tante volte lodarlo per quante offese riceve per i peccati di causa. E così del resto. Quindi i piedi, intenzione di tante volte lodarlo per quanti sono i passi cattivi. Questo è proprio l'insegnamento di fare anche noi atti di riparazione, fusi in Gesù, come Luisa faceva insieme a Gesù, anche noi, Gesù, ci fondiamo in noi e veniamo a mettere, a prendere la tua stessa intenzione, noi con te vogliamo lodarti per tutti i passi cattivi e vogliamo ripararti con le tue stesse riparazioni, quindi mettiamo i tuoi passi nei passi di tutti. Ecco, ora sto allungando, no? Sì. Però sono proprio insegnamenti di come fare le riparazioni. L'ultimo, il cuore, con l'intenzione di tante volte lodarlo. Gesù, ti vogliamo lodare per quante volte il cuore umano non palpita, non ama, non desidera è Dio. Stando fuso in te, questa intenzione che è di Dio stesso è tutto un atto universale di infinito amore, di infinito valore e che ripara tante volte per quante. Ho sentito un click. Se volete aprire il microfono, perché io ho davanti la pagina del libro. Se qualcuno ha alzato la mano, prego. Non so se è un errore, forse. Ok. Il mio diletto Gesù pareva tutto ristorato con queste riparazioni fatte insieme con lui, ma non contento ancora, pareva che volesse versare ed io ho detto: Signore, se vuoi versare ti prego di farlo. Lui ha versato le sue amarezze e dopo ha soggiunto: Figlia mia, quanto mi offendono gli uomini, ma verrà il tempo che li castigherò, in modo che usciranno tanti vermi che produrranno nubi di moscerini che li renderà molto oppressi e allora uscirà il Papa. Allora qui Gesù preannunzia un castigo, un flagello, e poi annuncia l'uscita del Papa. Quindi i popoli che comunque chiameranno, purtroppo come tante volte ci ha insegnato, che gli uomini continuano a, com'era la parola, ingagliardirsi, a ingagliardirsi e che solo a volte sono necessarie le pene e quindi i castighi, i flagelli per fermare l'uomo e per portarlo a sé. Quindi anche questo è un atto, ci ha insegnato il Signore, abbiamo capito, stiamo capendo sempre di più che anche questo è tutto rivolto al bene, tutte sono opere di amore e di bene. E poi Luisa chiaramente chiede di poter, lei lo chiede sempre, no? Di potersene venire. Quando Gesù dice: E io dove andrò a trattenermi? Perché Gesù, fuso in Luisa, nella sua
nel suo ufficio di essere anima vittima, trova conforto e il conforto lo ferma, quindi lo soddisfa. Ed è quello che stiamo imparando anche noi, quello che insegna anche a noi, cioè di dire: non mi chiamate a fare presto senza fare prima gli atti di riparazione. Anche noi abbiamo questo ufficio di riparare con le sue riparazioni, quindi di andare a girare di entrare nella conoscenza, nella fusione, chiaramente, perché se non abbiamo una consapevolezza non possiamo farlo. Allora ecco che la conoscenza di quelle che sono le armi della divina volontà, quindi di poter operare solamente con la sua vita divina, con il suo ufficio divino dentro di noi, e noi fusi in lui possiamo permettere solo se ci spogliamo. Con questo andiamo a operare un ristoro, riparazioni e soddisfazioni da poter fermare, soddisfare Dio, e quindi frenare, i flagelli e far affrettare il regno sospirato. Fiat. 6 gennaio 1901. L'adorazione dei magi. Ah, sto leggendo sul libro, scusate. Leggo prima il titolo qui sul libro. Così si comunica ai re magi, con l'amore, la bellezza e la potenza. 6 gennaio 1901. Trovandomi fuori di me stessa, mi pareva di vedere quando i santi. Quando volete dire qualcosa, aprite, perché vado avanti, che c'ho la pagina del libro, ve l'ho detto. Fiat. Trovandomi fuori di me stessa. Sì, Lia, scusami, perché Sì. avevo alzato la mano, però non l'avevi vista. Buonasera a tutti. Aprite pure, no, ecco, Tonia, sei te. Sì. Sì, allora fatevi sentire, perché ho la pagina del libro e andando di qua e di là per non perdere il filo, perciò vi ho detto aprite pure i microfoni tranquillamente. Ah, Fia. ok, non avevo capito. Sì, sì, Ritornando, diciamo, al brano sopra, no? Quando Gesù parla a Luisa dei castighi, sì. Sì. io sono entrata nel cenacolo un po' più tardi, vi chiedo scusa, stavo ascoltando l'intervista che hanno fatto a Papa Francesco in televisione. Sì. È stato bellissimo perché le hanno fatto proprio la domanda, dice Papa Francesco, ma a volte si parla, no, che il Signore castiga. Dice, cosa ne pensi? Ed è stato bellissimo perché il Papa ha fatto questo paragone, no? Dice, Dio è padre, è come tutti i padri, quando un figlio, no, fa quello che non è, non va bene per lui stesso, no? Per il suo bene, per correggerlo, lo sculaccia, no? È stato bello perché guarda, proprio come sono entrata nel cenacolo, tu stavi dicendo proprio questo che stava dicendo Gesù a Luisa. E diceva il Papa, può sembrare che il dolore è solo del figlio che è stato sculacciato. Invece, Vai, vai, scusa. Ho il microfono aperto, ho commentato, ho detto e no. Vai, vai, scusa, no, vai, vai. è stato bellissimo, ora mi sono venuti in mente proprio tutti questi esempi che fa Gesù. Diceva il Papa, la mano del padre che sculaccia ha più dolore del figlio che è sculacciato, no? Però è sempre a bene del figlio, per farlo rientrare, no? Nell'amore. Certo. È stato bellissimo proprio, bellissimo. Ma E adesso. come. Vai, vai, scusami. No, No, dimmi, dimmi. dicevo, come ce lo insegna Gesù questo, no? Ogni due per tre nel libro di cielo, no? Quante volte ce lo dice, no? E ora lo vedremo ancora, perché siamo al quarto, però proprio nei primi libri, no? Dove insegna questo, che. Anzi, sto cercando di pensare, però se guardiamo nel quadernino, ora io non mi posso scostare, altrimenti perdo il filo. Però sul quadernino, quante volte chissà l'abbiamo scritto, no? Dove c'era proprio i brani dove Gesù diceva,
lui che soffre, che Luisa fa la furbata, no? Cioè usa lo stratagemma d'amore, no? E dice: Signore, non castigate, che poi soffrite più voi che sono i vostri Sì. stessi figli, no? Così. Quindi Ma poi mi usa sono questo venute in mente proprio stratagemma. quelle parole. Sì, Lia, sì. Le Sì. fa uso lei, no? Dice: lo so che dopo siete voi a soffrire, quindi cerca di contenerlo così, no? Però Gesù cosa risponde? Devo farlo perché non. Oppure quando incontra le anime purganti, no? Che è un po' nello stesso concetto di dire che lui si volta e non vuol vedere le anime purganti, e Luisa dice: Ma come vi siete voltato, no, signore, che loro bastava guardarle? E lui dice: No, avrei sofferto io, avrebbero sofferto anche di più loro. Quindi, mentre sembrava un atteggiamento, diciamo così, di rifiuto, no, di Gesù verso le anime, invece era sempre di Va protezione bene, loro, certo. a loro bene, certo, e a Sì, bene a anche lui Dio. che soffriva. Via. Sì. Ok. Poi avevo letto qui, cosa intende con peccati di causa, Rita? Il peccato di causa, cioè con la conoscenza, con la consapevolezza, cioè sai e fai, no? Quindi avendone veramente causa, cioè con la volontà, ecco proprio, no? Quindi consapevolmente, insomma. Ok, allora proseguiamo. 6 gennaio 1901. Trovandomi fuori di me stessa, mi pareva di vedere, quando i santi magi giunsero nella spelonca di Betlemme, appena giunti alla presenza del bambino, egli si compiacque di far rilucere esternamente i raggi della sua divinità, comunicandosi ai magi in tre modi. Oh, qui il quadernino pronto, eh? Con l'amore, con la bellezza e con la potenza, in modo che restarono rapiti e sprofondati alla presenza del bambinello Gesù, tanto che se il Signore non avesse ritirato un'altra volta internamente i raggi della sua divinità, sarebbero rimasti lì per sempre, senza potersi più muovere. Quindi Gesù si apre, si comunica, ecco. Si comunica come c'è scritto. Ed è anche qui ritirare la luce, perché è un atto che deve compiere, perché altrimenti non potevano distaccarsi. Onde, appena il bambino ritirò la divinità, ritornarono in se stessi i santi magi. Si scossero stupefatti nel vedere un eccesso d'amore sì grande, perché in quella luce il Signore aveva fatto loro capire il mistero dell'incarnazione. Indi si alzarono e offrirono i doni alla Regina Madre, ed essa parlò a lungo con loro. Ma non so dire tutto ciò che disse, solo ricordo che inculcò loro forte non solo la loro salvezza, ma anche avessero a cuore la salvezza dei loro popoli, non avendo timore neppure di esporre la loro vita per ottenerne l'intento. E quindi la mamma depone in loro queste grandi grazie. Non più su. Queste grandi grazie, quindi il coraggio di dare la vita, che poi così succederà, no? E quindi l'amore per i popoli. Loro erano re e quindi gli ha dato questi due grandiosi doni. Dopo ciò mi sono ritirata in me stessa e mi sono trovata insieme con Gesù, e lui voleva che io gli dicessi qualche cosa, ma io mi vedevo tanto cattiva e confusa che non ardivo dirgli niente. Onde, vedendo che non dicevo nulla, lui stesso ha ripreso a dire sui santi magi, dicendomi: con l'essermi comunicato in tre modi ai magi, ottenni ad essi tre effetti, perché mai mi comunico alle anime inutilmente, ma sempre ricevono qualche loro profitto. Onde, comunicandomi con l'amore, ottennero il distacco da loro stessi. Quindi scriviamo amore, freccettina,
distacco da loro stessi, perché abbiamo detto che l'amore ha proprietà proprio quello di donare, e quindi il dono della carità, di aver cura di tutti, di guardare tutti, il dono di essere un tutt'uno con il resto, il dono di produrre, di essere fecondi, quindi di donare, di creare altro amore. Con l'amore ottennero il distacco da loro stessi, con la bellezza ottennero il disprezzo delle cose terrene e con la potenza restarono i loro cuori legati tutti a me e ottennero prodezza per mettere il sangue e la vita per me. Poi ha soggiunto, e tu che vuoi? Dimmi, mi vuoi bene? Come mi vorresti amare? Ed io, non sapendo che dire, accrescendo la mia confusione, ho detto, Signore, non vorrei altro che te. E se mi dici, mi vuoi bene, non ho parole a saperlo manifestare. So solo so dire che mi sento questa passione, che nessuno mi possa superare nell'amarti e che io sia la prima ad amarti sopra tutti. E nessuno mi possa sorpassare. Ma questo non mi contenta ancora. Per essere contenta vorrei amarti col tuo medesimo amore e così poterti amare come tu ami te stesso. Ah sì, solo allora cesserebbero i miei timori sull'amarti. E Gesù, si può dire contento dei miei spropositi, mi ha stretta tanto a sé che mi vedevo dentro e fuori, trasmutata in lui, e mi ha comunicato parte del suo amore. Dopo ciò sono ritornata in me stessa e mi pareva che tanto possiedo il mio bene per quanto amore mi viene dato, e se poco lo amo, poco lo possiedo. Fiat. Che meraviglia. Allora, intanto la parte iniziale l'abbiamo vista. Quindi quando la mamma dice che lei donò loro l'importanza della loro salvezza, no? Che avessero a cuore la salvezza non solo loro, no? L'importanza di salvare i popoli a loro affidati da Dio, addirittura, quindi l'amore massimo, no? Di esporre la loro vita, quindi il coraggio di dare la vita per ottenere l'intento, quindi gli ha donato l'amore massimo. Chi è che gli dà questo amore? Gesù lo dice più avanti, no? Con l'essermi comunicato in tre modi ai magi, ottenni i tre effetti. E Gesù qui ci dice, ogni volta che io comunico, quindi dono alle anime, la mia sostanza, è chiaro che c'è anche il profitto, no? Quindi sto pensando alla croce, no? Che è una grazia, e la partecipazione, no? Di Luisa, per esempio. E quanta grazia, tutta trasmutata in Gesù, no? Quindi anche a noi, quando Gesù ci dona, ci comunica una sua, grazia, una sua volontà, sempre c'è un effetto. Quindi il profitto c'è sempre. E che profitto? È quasi superfluo, no? Penso ripeterlo. Onde comunicandomi con l'amore, ottennero il distacco da loro stessi. Eccolo qua, noi che non facciamo altro che cercare di sforzarci a svuotarci, a pensare come svuotarci, a come annullarci, un continuo esercizio per questo sacrificio che non riusciamo, no? E che dobbiamo invece vivere con costanza. Ed ecco che il distacco da loro stessi, con la bellezza ottennero il disprezzo delle cose terrene. Quindi anche questo è distacco dal mondo. E con la potenza restarono i loro cuori legati tutti a me. E ottennero prodezza per mettere il sangue e la vita per me. Quindi amore massimo,
come di sopra aveva parlato la mamma. E poi qui, l'intimità dell'amore di Gesù che vuole essere amato. E tu, che vuoi? Dimmi, mi vuoi bene? Come mi vorresti amare? E questa domanda ce la facciamo anche noi, no? Noi via via che leggiamo, diciamo dentro di noi, e io che faccio? E io cosa ho compreso? E io cosa devo fare? E allora anche qui noi vogliamo ripetere, fusi, Signore, in Maria, in te, questo stesso amore, questo stesso desiderio, questa stessa richiesta di Luisa. Signore, non vorrei altro che te. E se mi dici mi vuoi bene, anche noi, Signore, come Luisa, non abbiamo parole per manifestare. Noi ti amiamo, certo, non ti amiamo come, o perlomeno non lo sentiamo, ma il desiderio, qual è il nostro desiderio? Proviamo veramente, intimamente, a dichiararci e a dichiarare questa richiesta, questo desiderio. Signore, fai che ti ami col tuo stesso amore. Perché non ci viene nel cuore solamente che vogliamo amarlo come lui vuole, che non abbiamo a finire la nostra vita senza averlo amato come ci sta chiedendo e non aver compiuto la nostra missione, che la nostra missione è questa. E abbiamo la grazia di saperlo ora, di conoscerlo ora, di poterlo fare ora. Allora veramente dichiariamo questo continuamente a Gesù, voglio amarti, fa che io ti ami. Con il tuo stesso amore, come vuoi tu che io ti ami, con l'amore della mamma e con l'amore tuo stesso, Fiat. E solo, ah sì, solo allora cesserebbero i miei timori sull'amarti. Ecco, penso che qui ci siamo rivisti tutti, no? Penso. E continuamente. E Gesù si può dire contento dei miei spropositi. E mi ha stretta tanto a sé che mi vedevo dentro e fuori trasmutata in lui. E quindi Gesù che fa è così contento che opera subito la sua comunicazione, come ci ha detto di sopra, e in questo abbraccio la trasmuta. E quindi l'effetto, ecco, ha comunicato il suo amore, lei si sente piena di amore. Dopo ciò sono ritornata in me stessa e mi pareva tanto che tanto possiedo il mio bene per quanto amore mi viene dato. Quindi solo così possiamo amarlo, perché noi di nostro non abbiamo niente. Solo possiamo amarlo se abbiamo l'amore. E l'amore, poiché lui è tutto amore, no? Anche noi dobbiamo e possiamo chiedere solo questo, Signore, riempimi di te perché io ti ami. E desidero di amarti con il tuo stesso amore. Alimentiamo questo desiderio, alimentiamolo con il nostro sacrificio del nostro volere, alimentiamolo con la conoscenza, con la disposizione. Se non c'è sacrificio, non c'è amore. Come fa Gesù a donarsi se ci chiama continuamente e noi continuamente siamo indaffarati nella vita della nostra umanità e lo mettiamo a quell'ultimo posto quando avremo possibilità. Qual è il nostro sacrificio per corrispondere alla sua chiamata? E Luisa dice che se non, o per meglio dire, Gesù attraverso Luisa dice che tanto possederemo il suo bene per quanto amore ci viene dato e se poco lo amo, poco lo possiedo. Quindi se vogliamo possederlo, lo dobbiamo amare, ma non avendo niente, dobbiamo alimentare questo amore con il sacrificio di noi stessi, quindi facendo vivere la sua volontà. E la sua volontà si incorpora nell'obbedienza. Se mi chiami, ci sono, senza nessuna potenza mia, ma con l'obbedienza, la potenza l'aspetto da te, perché sei tu il padrone. Sei tu il creatore, sei tu colui che detiene la potenza, l'onnipotenza, anzi, Fiat. Ecco, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti si continua, dite voi, Fiat. Vado avanti. Lia, ti
Quindi questi tre si chiamano attributi, potenza di Dio, amore e bellezza, giusto? Quindi diciamo quando ci fondiamo ed entriamo nel divin volere, diciamo, si possono prendere questi attributi. Certo, Gesù dice, dammi il tuo, cosa dice nel primo volume? Dammi la tua volontà e ciò mi basta. Se tutto mi dai, io tutto ti darò. Cosa ha detto nell'appello, no, che abbiamo letto insieme? No? L'abbiamo messo poi in chat, quindi possiamo Sì. andare a vedere. Ecco, che cosa ha detto? Ha detto, io voglio la tua volontà, se tu mi dai te stesso, la tua volontà e il tuo desiderio, poi ci penso io tutto ti darò. Quindi non, entriamo in Gesù, lui non dice questa stanza puoi entrare, questa stanza non puoi entrare, non dice quest'angolo, questa cosa te la do, questa, è come se, com'era, no, il discorso, che noi entriamo nella sua residenza regale e che non è che dice qualcosa, ti do, stai in sala da pranzo, non puoi andare in camera, no, 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 la casa di Dio è nostra, noi tutto quello che è suo, lui ce lo dona. Però può darci tutto se trova il vuoto, cioè la disposizione nostra a donarsi. Se ci trova pieni, solo allora non può comunicarci. Si comunica in base alla nostra disposizione. Quindi noi dobbiamo veramente la consumazione di cui si leggeva nei giorni scorsi, sempre nel volume 4, la consumazione vuol dire esaurimento, consumarsi vuol dire esaurirsi, cioè non c'è più niente di nostro, c'è una volontà, una scelta, ma non c'è più passioni e quindi pensieri, eccetera. Chiaro, Sì. sì. Sai perché? Perché non so, posso condividere questa cosa che diciamo ieri non riuscivo a capire. Quando ieri abbiamo fatto quel giro, no, davanti alla grotta, alla nascita di Gesù bambino, giusto? Sì. Ci ha avuto proprio un'immagine, no? Quando, diciamo, abbiamo accarezzato, baciato Gesù, proprio come se i suoi occhi, no? Io ho fatto questa, non so, aiutami, come posso dire? Cioè, mi avevano colpito i suoi occhi, dicevo, Gesù, vieni a guardare me, vieni a guardare tutti. I tuoi occhi mi riportano quando tu, nelle cose tue create, no? Nel cielo azzurro. È questo azzurro che sovrasta e vengo a prendere. Ho detto proprio queste parole, io ho riascoltato l'audio, la tua fermezza. E poi cioè, dicevo, Gesù, che cosa mi perché volevo prendere la tua fermezza? Io sto balbettando e voglio capire perché non capisco anche quello che mi No, succede. sai che forse mi sono distratta, non ho capito. Abbiamo fatto il giro ieri Gesù nella grotta e non ho capito, scusami, Tonia. Mi sono Sì, soffermata, sì, diciamo, su sì. questa parola, fermezza. Ecco, Sì. adesso capisco che tu hai detto Gesù non è che ce ne dà una, cioè quando siamo in Ah, lui ci dà ok. tutto. Ecco, Tutto, tutto. però, Sì. sì, però probabilmente voleva infondermi qualcosa perché poi quando ho letto le mie pagine. Cioè, guarda caso, io sono al 15° volume, Gesù ha parlato proprio della fermezza. Ok. Era Forse, questo che, forse c'è cioè, un fa anche messaggio, questo lavorino. è personale il tuo questo messaggio, scherzo, è per tutti. Sì, che dobbiamo essere fermi e noi di nostro abbiamo questo, la fermezza si può dire anche disposizione, quindi l'obbedienza, no? Perché se siamo, Gesù dice, se fai le uscitine, le scappatelle, no? Cioè se una volta ci sei, una volta no, io non posso costruire in te un rapporto stabile, no? Una santità, perché la santità deve essere imperlata, no? Della costante, appunto della fermezza, quindi sempre non si può dire sono santo se faccio un atto e poi dopo ritorno nella mia bassezza
dell'umano volere, no? Nella bassezza dell'umano volere. Quindi ci vuole, e questo il sacrificio, ed è un sacrificio costante, è chiaro, no? Sì. Cioè, devi già ti tiene pronte tutte le cose che servono, cioè già te le Lui ha fatto prepara. tutto, ab eterno pensato dal Padre e vissuto da Gesù, riverberato in Maria, e tutto è compiuto. Per questo lui dice semplice, venite solo a conoscere, se non lo sappiamo come facciamo andare a prendere? Tu puoi avere sotto la tua casa, sotto il pavimento, tutto l'oro del mondo, ma se non lo sai ci cammini sopra e non lo usufruisci. Lui dice, la conoscenza vi dà la vita. Perché la conoscenza, tu prendi consapevolezza e dopo prendi. Se non sappiamo che cosa sono gli atti, dove andiamo a fare? Come dice Gesù, dice, usate le armi, no, dell'amore e tutto è fatto. Ma ora se andiamo avanti c'è anche qualche brano, ci dovrebbe essere, perché ho dato una lettura veloce, quindi ho visto che qualcosa, anzi, a proposito, lo troviamo andando avanti. Quindi nella lettura lui ci forma, ci dona, ci prepara, no? E C'è poi tutto quello che hai aspetta. detto, c'è tutto quello che hai detto, ci forma nel senso che vuole la nostra Sì, partecipazione, adesso ok? E sì. ci trasforma perché questo libro, il libro di cielo, è vivo, è proprio Sì. la vita di Gesù che si trasmette. Gesù ha detto, no? Che ce lo ricordiamo, l'abbiamo letto insieme, se quando leggerete io mi metterò vicino. E queste trasmissioni io ve le metterò, capito? Quindi ce le trasmette, sarà il suo timbro. Certo, noi non avremo subito magari la memoria di tutto, è piano piano, perché noi siamo già pieni di... C'è un reverbero, scusate, io non so se sono... ora guardo sulla... Chiudo io il microfono perché ce l'avevo ancora aperto, Ah, lo ok, chiudo. abbi pazienza, così viene... Anche poco disturbata la registrazione. Allora, dicevo, quando noi e Gesù entra, il dono ce lo dà, però è chiaro che noi dobbiamo avere una maturazione e questa maturazione vuole un passo dopo l'altro, vuole un tempo e un lavoro in partecipazione da parte nostra, perché noi siamo pieni di tanta roba che dobbiamo demolire e pulire. Ecco perché fece l'esempio, no? Del palazzo, si deve ricostruire una casa più solida, bella, bellissima, eccetera, ma va prima, c'è cioè prima una destrutturazione, no? Di quello che c'era, per poi rifare le fondamenta e quindi erigere la nuova casa. Perché noi siamo già strutturati. Quindi questo si deve fare con una nostra volontà. E quindi ecco il nostro desiderio, la nostra disposizione. E se una volta dico di sì, o dico continuamente sì, ma tutte le volte che metto mani ai lavori, metto poi una scusa che c'ho da fare, non mi presento, è chiaro che il palazzo c'è il progetto, ma non c'è poi in effetti la destrutturazione e quindi impianto della nuova casa. Non c'è, non viene costruita. Dobbiamo oppure metto oggi una pietra e poi domani vado al giro e allora intanto piove, si bagna il terreno, ritorna. Cioè, anche questo Gesù ce l'ha detto l'altro giorno, no? Ha detto che siamo così fragili, sempre nel volume 4, perché stiamo leggendo questo passo passo, ha detto che quando l'anima si allontana, la nostra fragilità fa sì che cadiamo di nuovo nei vecchi passi, che subito sembra come... Allora, noi abbiamo le passioni, cerco di ricordare le parole del Signore Gesù Fiat. Le passioni sembra che spariscono e poi invece ritornano più forti. Ve lo ricordate questo? No? E allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che mentre noi stiamo a prendere forza, poi baldanzosi ci allontaniamo. E allora lì le passioni nostre si rifanno strada e tornano più forti di prima. Poi che succedono quei meccanismi, no? Della povera umanità? Lo scoraggiamento, e Gesù anche qui nel quarto volume ha detto: lo scoraggiamento non è mio, io sono tutto amore, tutta speranza. Quindi di conseguenza dobbiamo essere vigili. Dobbiamo stare attenti, come ci dice la mamma nel libro d'oro, figlia mia, stai attenta e ascolta. Se tu mi prometterai sempre di essere attenta, e questa è la vigilanza, spetta a noi.
la maestra è la mamma, il maestro divino è Gesù, ma noi abbiamo un maestro interiore, è il nostro volere, che il nostro atto di volontà deve essere questo costante spogliamento. Perché stiamo cercando di leggere con assiduità? Anche per me è un sacrificio la sera, e potrei stare a guardare un'altra cosa, ma perché vogliamo dire di sì a Dio? Perché Dio ci sta chiamando e ci sta dicendo: se siete costanti, io verserò costantemente, e allora il palazzo prenderà forma e si impianterà stabile. Se voi siete incostanti, le intemperie, come si dice in costruzione, comunque fanno infradiciare tutto, no? Quindi indeboliscono anche le prime fondamenta. Soprattutto il palazzo ha bisogno di attenzione all'inizio. Quanto tempo ci vuole per fare un palazzo? No, vabbè, ora ci vuole più tempo per fare le fondamenta e poi subito si erige velocemente il resto. Però le fondamenta hanno bisogno proprio di fare... sto pensando all'esempio dell'albero, no? Le radici che non si vedono dall'esterno. Anche qui, questa è tutta lezione del libro di cielo, perché lo ritroviamo tutto. Il seme si mette nel terreno e non si vede subito il germoglio, il frutto, no, assolutamente. Ma prima che si veda il frutto, non è che il seme è morto sottoterra, no, sta mettendo radici, si sta saldando nella terra. Quindi noi adesso stiamo camminando con proprio l'importanza dei primi volumi, no? Che qualcuno qualche volta ha detto, io sono andata subito al decimo, perché hanno detto che il decimo è all'undicesimo, perché, e quindi ho evitato i primi 10. No, assolutamente, anzi, c'è la purificazione, c'è il fondamento, via, senza dilungarmi, ok? Sì, chiaro, grazie. Ecco, Tiziano, grazie, ha scritto: io mi metterò vicino quando leggerete, vi toccherò la mente, il cuore, affinché comprendiate e risolviate di voler il dono del mio fiat divino. Queste sono le parole di Gesù, ecco, proprio nel suo appello. Grazie, Tiziano. L'importante... Tiziano, apri il microfono, non mi far leggere a me che... Esponi. Tiziano, prego. Sì, eccomi, no, devo attivare l'audio e il microfono. No, e quello che volevo sempre soltanto far presente è che l'importanza è seguire sempre l'ordine numerico dei volumi, in modo che Gesù possa fare quella formazione pedagogica di crescita e formazione, come ha fatto Luisa, poterlo fare anche con noi attraverso seguendo quest'ordine numerico dei volumi. E poi, ecco, ho appena scritto che poi, dopo una volta finito di leggere tutti per la prima volta i 36 volumi, di iniziare sempre dal primo, perché quello che suggerisco io alle persone è che la prima lettura, intanto una lettura di conoscenza, ma già anche nella prima lettura Gesù può dare tanto, può dare tante belle lezioni nuove. Però le successive letture dei 36 volumi servono per permettere a Gesù di approfondirci ciò che abbiamo letto la prima volta. Solo questo, diciamo. Perché, come dice Luisa, dato che Gesù di un argomento ne può parlare in maniera infinita, quindi dà sempre nuove informazioni, nuovi contenuti, ci dà sempre nuove luci per poter sempre più approfondire questa conoscenza del dono. Tutto qua. Assolutamente, grazie. Sì, prego. È importante seguire assolutamente passo passo, no? È proprio la nostra crescita dell'anima, come la crescita, la maturazione, anche noi lo diciamo sempre, quello che è stata la nostra povera umanità, no? Quando il bambino nasce ha bisogno di nutrimento e ha bisogno quindi prima di imparare a stare, a sviluppare dei muscoli per stare seduto, poi per cominciare a gattonare, poi ad alzarsi in piedi e poi dopo quindi la posizione retta, poi a deambulare piano piano e poi a correre. Quindi non dobbiamo saltare le tappe
Ecco, questo è importante, perché altrimenti ci perdiamo dei passi fondamentali e poi ha voglia a vedere le verità successive. Se non abbiamo le fondamenta non comprendiamo, quindi non si può saltare. Come dice spesso qualche sacerdote, no? Nelle omelie abbiamo sentito più di una volta che non si può dare subito al bambino appena nato la pasta asciutta, bisogna prima dare il latte materno, comunque il latte, poi dopo le pappine, via via lo svezzamento, eccetera. Ecco, quindi nutriamoci a passi, ma sempre con costanza, perché il nutrimento va dato sempre. Grazie, Tiziana. Rosalba, prego. Buonasera. Niente, io volevo solamente condividere che sto leggendo il secondo libro, diciamo che io sono piccolina ancora sulla Divina Volontà, però Tutti. proprio stamattina stavo appunto leggendo i contrasti con la Signora Obbedienza, quindi diciamo che stai un po'. Allargando, diciamo, il significato, l'obiettivo, insomma, per esempio, la signora Tonia, diceva che si era soffermata sulla fermezza perché stava leggendo appunto il libro sulla fermezza. Io invece proprio mi sono sentita chiamata perché stamattina stavo leggendo appunto il contrasto con la signora Obbedienza e adesso tu stai parlando dell'obbedienza, quindi mi volevo dire solo questo. E solamente volevo leggere, se possibile, proprio quello che mi ha colpito stamattina leggendo. Posso o no? Se è una cosa breve, sì. Prego. Una cosa breve, sì, no, ovviamente. Dice qui. Allora, vediamo. Allora, si vede proprio che delle volte la fa anche da bambina l'obbedienza, che quando vuole vincere un capriccio, se non lo vince con le buone, assorta la casa con gridi, con pianti, tanto che si è costretto a contenerla per forza. Non ci sono ragioni, non c'è via di mezzo come per poterla. Così fa la signora obbedienza. Ecco, questo mi ha colpito, come se l'obbedienza volesse a tutti i costi che si fosse obbedienti. Assolutamente. Ecco, adesso lo vedremo perché poi, come diceva Tiziano, mi sembra, no? Che ha parlato prima, che è importante perché ci sono via via sempre nuove verità. C'è anche da dire che le verità sono proprio ripetute poi, no? Quindi la signora o signorina obbedienza, come Luisa l'appella, no? La signora obbedienza, la signorina obbedienza, che ci vuole pazienza ad avere a che fare con lei, no? Quindi Gesù nel libro di Cielo ne fa praticamente la scrittura, ecco. È proprio fatta come il Vangelo di Giovanni, cioè usa una tecnica, diciamo così, ora mi viene comunque con a raggiera, ecco. Quindi praticamente la verità la incontriamo, uno stesso argomento, uno stesso tema. Lo incontriamo una volta e poi di nuovo, successivamente, più volte così. Infatti, noi siamo arrivati adesso insieme a rileggere. Al quarto, siamo appunto neanche alla metà, e abbiamo già incontrato, no? Per esempio, a proposito dell'obbedienza, già diverse volte, ogni tanto quindi poi fa risonanza, no? Questa è un po' la tecnica, proprio perché? Perché sa che noi siamo dimentiche, e quindi Gesù, conoscendo le sue creature, i concetti li fa ritornare, ritornare, li amplia e poi li fa ritornare ancora, proprio perché così poi ci rimangano. Non solo in memoria, ma anche amplificati, costruiti. Quindi volevo dire questo per dire non ci preoccupiamo, no?
se magari non vediamo che ci rimane tutto e subito. Gesù ha detto anzi di non preoccuparsi, a tempo debito ci verrà tutto nell'animo, tutto nel cuore. Lui sta costruendo, ecco perché ho portato l'esempio del semino che comunque sta mettendo radice e così noi non abbiamo memoria di quello che stiamo imparando all'inizio, poi dopo sempre di più, sempre di più, sempre di più. E ci viene e così sarà sempre perché la radice intanto è sottoterra, non si vede, quindi le radici di questa conoscenza, di questa vita divina, se noi siamo fedeli, se siamo costanti, anche se non le vediamo all'inizio, non ne abbiamo la percezione sensibile, però crescono e stanno mettendo piede nella terra, ecco, radice nella terra. Ok, allora vedo già che è un po' tardi. Ecco, solo per questo ho detto se non era lunga, perché volevo arrivare a un punto, a fare almeno quel tot di pagine, vediamo se ce la facciamo. Dai, facciamo una lettura un pochino più veloce. Allora, 9 gennaio, giusto, eravamo arrivati, sì. Allora, 9 gennaio, Gesù la vuole unita con sé, come il raggio del sole che comunica vita. Eccolo qua, calore e splendore. Eccolo qua, per l'appunto, come dicevi poco fa, no? Questa mattina mi sentivo tutta oppressa e schiacciata, tanto che andavo in cerca di sollievo. Il mio unico bene mi ha fatto lungamente aspettare la sua venuta, onde venendo mi ha detto: figlia mia, non presi io per amor tuo su di me le tue passioni, miserie, debolezze? E non vorresti tu prendere su di te quelle degli altri per amor mio? Poi ha soggiunto: quello che voglio è che tu stia sempre unita con me, come un raggio di sole sta sempre fisso nel centro del sole e da esso ne riceve vita, calore, splendore. Supponi tu che un raggio si potesse separare dal centro del sole, che cosa diverrebbe egli? Già appena uscito perderebbe la vita, la luce e il calore, e ritornerebbe nelle tenebre, riducendosi al nulla. Tale è l'anima, fino a tanto che sta unita a me. Nel mio centro si può dire che è come un raggio del sole che vive, riceve luce dal sole e cammina dove esso vuole, che insomma sta tutto a disposizione della volontà del sole. Se poi da me si distrae, si disunisce, eccola tutta tenebre, fredda, e non sente in sé quel movente supremo di vita divina. Detto ciò, è scomparso. Allora, proprio non mi ricordo chi era l'ultima sorella che ha parlato, no? Che ha detto dobbiamo stare sempre uniti. Eccolo qua. E infatti, dunque, intanto la domanda pedagogica di Gesù, no? Io ho fatto questo come io ho fatto questo per te, come tu non vuoi fare lo stesso per i tuoi fratelli. Se siamo nel desiderio, nell'attenzione di essere tutti trasformati in Gesù, è chiaro che dobbiamo avere lo stesso desiderio, la stessa intenzione. Come ami tu, voglio amare io, abbiamo letto prima. Così voglio amarti con il tuo amore. E per amare con il suo stesso amore, dobbiamo anche avere il desiderio di amare noi stessi e il nostro prossimo come noi stessi. E come ci preme di salvare noi stessi, ci deve premere di salvare gli altri. Ed ecco che Gesù ci porta alla riflessione pedagogica, come io, come te. Quello che voglio è che tu stia sempre unita con me, come un raggio di sole sta sempre fisso nel centro del sole, e da esso ne riceve vita. Quindi Gesù ci dice chiaramente: vivi se sei con me, vivi felice, vivi ricca, vivi da re, da regina, muori se ti stacchi da me. Noi siamo vita sua, noi siamo, la vita nostra ce l'ha donata lui.
se stacchiamo, siamo il tralcio che è staccato dalla pianta madre, la linfa non c'è più e quindi periamo. Fiat, allora, volevo fare solo un altro brano, se siete d'accordo, e poi magari, no, vedo che siamo avanti con l'orario, quindi ditemi voi e sia tutto in accordo. Come preferisci, maestro. Permetti? Ti è chiedo Continui. scusa, posso fare una domanda? Prego, prego. Vorrei un po' ritornare a quello che diceva l'altra sorella poco prima sul termine la fermezza. Anche qui si riprende un po', secondo me, la fermezza. Quando lei ha parlato che nella capanna lì ha preso gli occhi di Gesù e vedeva il cielo stellato, la fermezza, ecco, come il Signore quando ha creato il sole, le stelle, tutto ha creato e tutto rimane fermo così come è stato creato da Lui, senza che il sole possa dire un giorno che io faccio un'altra cosa. Anche qui, questo brano Gesù sta riprendendo indirettamente il discorso della fermezza, penso di aver capito, perché dice, ecco, il raggio del sole parte dal centro del sole ed sarà sempre così, così anche tu, se rimani ferma in me, avrai tutto quello che io ti ho detto, ti ho promesso. Se invece tu, stranamente, partirai non sarai più ferma in quello che è questo progetto, allora chiaramente ti allontani dalla mia volontà. Quindi vorrei riprendere un po' il discorso della Sì, fermezza, sì, del sì, sì, sì. creato. Tutto è creato ed è fermo nell'atto unico della creazione. Della Penso di divina volontà. avere, ho Sì. capito bene o male? Sì, assolutamente. Sì, Dora. Ok, È grazie. stabile, tutto è Bello, stabile grazie. nella divina volontà. Non è uscita la creazione, no? Anche nell'appello divino abbiamo letto che la creazione ci ha superato, nel senso che noi dovevamo dominare, no? Come dice la Genesi, no? Genesi 7, che noi dovevamo dominare. Invece, che è successo? Noi siamo usciti, quindi abbiamo perso la nostra la grazia, appunto, mentre invece la nostra dominanza, mentre invece la creazione no. Quindi lei è stabile nella volontà di Dio, quindi è la fermezza e stabilità, mentre è salda, mentre noi no. E infatti non ci riconosce, ci combatte proprio perché siamo contrari, siamo andati contro il nostro creatore. Sì, benissimo, grazie. Grazie a Dio. Via. Allora faccio il 15 gennaio, leggo questo qua. 15 gennaio 1901. Gesù le dice che lei forma il suo più gran martirio. Siccome nei giorni passati il mio diletto Gesù si è fatto vedere in qualche modo adirato col mondo. Questa mattina, non vedendolo venire, andavo pensando tra me, chissà che non viene perché vuol mandare qualche castigo. E che colpa ne ho io? Siccome vuol mandare i castighi, non si degna di venire a me. Sarebbe bello che mentre vuole punire gli altri facesse toccare a me il più grande dei castighi. Qual è la sua privazione? Ecco, Luisa proprio entra in questo combattimento, no? Perché Gesù non si fa vedere. Solitamente Gesù, quando non si fa vedere, che fa? Sta castigando. Ora, mentre dicevo questi ed altri spropositi, il mio amabile Gesù, quando si è fatta appena vedere, mi ha detto: Figlia mia, tu formi per me il più grande martirio, perché dovendo mandare qualche castigo, non posso mostrarmi a te, perché mi leghi dappertutto e non vuoi che faccia niente, e non vedendo, tu mi assordi con le tue querele, con i tuoi lamenti e aspettazioni tanto che mentre mi occupo a castigare, sono costretto a pensare a te, a sentirti,
il mio cuore viene lacerato nel vederti nel tuo stato doloroso della mia privazione, perché il martirio più doloroso è il martirio dell'amore. E quanto più si amano due persone, tanto più risultano dolorose quelle pene che non da altri, ma da mezzo a loro stesse si suscitano. Perciò stai quieta, calma, non voler accrescere le mie pene per mezzo delle tue. Onde lui è scomparso ed io sono rimasta tutta mortificata nel pensare che io formo il martirio del mio caro Gesù. E che per non farlo tanto soffrire quando non viene, devo starmi quieta. Ma chi può fare questo sacrificio? Mi pare impossibile e sarò costretta a continuare a martirizzarci a vicenda. Via. E qui fa sorridere questa potenza dell'amore, per cui Luisa dice: sarò costretta lo stesso a continuare, quindi ci martirizzeremo a vicenda. Sono proprio le pene di amore, perché lei non vede Gesù. E Gesù, preso dalla stessa pena d'amore, non può andare avanti perché sente le sue pene, i suoi lamenti. E allora ecco e dice: mi leghi. Allora noi poniamoci anche noi da questa parte sempre. Perché noi non siamo solo dei lettori, l'abbiamo detto prima, no, Antonia? Non siamo dei lettori passivi, non siamo degli spettatori. Gesù ci vuole fare protagonisti. Quindi noi mentre stiamo leggendo, stiamo deponendo le nostre pochezze, il nostro nulla, le nostre miserie, i nostri cenci, e stiamo invece innamorandoci e decidendo sempre di più con decisione ferma, per usare la parola che stasera, no? Abbiamo nominato la fermezza, e stiamo assorbendo, conoscendo, acquisendo queste verità per assorbire, per prendere questa vita divina per noi. E allora poniamoci sempre di fronte a questa conoscenza la nostra domanda: e noi? E io? E io che devo fare? E io cosa faccio? Se lei ferma con il suo amore Gesù, attraverso questa pena di amore che lo vuole con sé, no? Noi facciamo anche noi pianto e lamento per averlo. Esprimiamo anche noi questo desiderio per avere tutto il suo amore, tutta la sua vita. Noi siamo abituati a fare pianto e lamento, ma per il nostro le nostre miserie, e non solo non ci ascolta giustamente, meno male, ma lo facciamo soffrire in senso contrario, cioè gli procuriamo dolore perché chiediamo cose che non sono nel suo volere, o anche se sono nel suo volere, non sono in pienezza, non sono con lui. Quindi deponiamo tutto, svuotiamo e arrendiamoci al suo amore, cominciamo a chiedere di lui, della sua volontà, della sua vita, del suo amore in noi, cominciamo a fare anche noi, perché tutto quello che leggiamo diventi vita nostra e intenzione nostra, cioè in atteggiamento che volgiamo e in opera sua che ce lo innesta, perché l'opera sua noi chiaramente non la vediamo, ma la compie come. Ma noi da parte nostra siamo nell'amore responsabile, cioè in quell'amore che si fa partecipe. Ok. Rita, prego. Sì, dovevo trovare l'audio. Prego. Questo brano mi ha fatto venire in mente, però probabilmente l'ho letto da tanto tempo, io sono agli inizi, mi è rimasto in mente evidentemente perché è risalito adesso, perché io ho una pessima memoria. A proposito della privazione, poi aiutatemi e correggetemi perché l'ho letto veramente, non so neanche perché ce l'ho in mente. E a proposito della privazione, che Gesù le diceva che quando lei si vedeva priva di lui e sopportava, mi pare, questa privazione,
formava tanti debiti con quel signore, non era poco, perché poi, insomma, invece Sì. quando lui andava da lei, era lei che formava dei debiti con Gesù, debiti che Sì. magari non è in grado, la creatura non è in grado di ripagare, insomma, questi debiti. E quindi pensavo a come possiamo usare bene questi debiti quando ci vediamo privi di Gesù, possiamo usarli a bene dei nostri fratelli, insomma, fare quei giochi d'amore, come per dire, possiamo ottenere tanto. Allora, il massimo che possiamo ottenere è l'infinito, e l'infinito si ottiene proprio dicendo hai i debiti con me, no? E non come fa Luisa, no? Che dice se tu mi hai detto che se io facevo, no? E allora io questo ti ho, la volontà ti ho dato, questo ti ho dato e tu allora. Ecco, il massimo che possiamo ottenere è dire Signore, voglio tutto quello che vuoi tu. Però partecipare, non mettersi in quell'atteggiamento, come si diceva prima, no? Passivo, tanto fai tutto te. A Gesù piacciono le anime ardite, ardite del suo amore, che non stanno in ozio, che anzi sono come lui, tutto zelo di amore, quindi che sono lui, quindi che assorbiamo tutte le sue modalità, anime che tendono a lui, intenzione di amore, eh? Perché quello che desidera lui è l'infinito, lui ci vuole dare di più, noi non arriviamo a pensare a quello che è il suo dono, il suo amore, la sua fecondità d'amore. Quindi chiediamo quello che vuole lui, ma chiediamolo con insistenza, con amore, con canto, con passione, con tutto quello che ci viene nell'anima che la Divina Volontà pone. Va bene, grazie. Allora, se non c'è altro, facciamo l'atto di fusione serale, così andiamo a dormire col giro dell'anima. Sto leggendo come si usa il quadernetto. Aspetta, se ho letto bene. Come deve essere usato il quadernetto? Il quadernetto Rosy di Marco. Sì, puoi un quaderno da tenere, metti la data. E poi praticamente la parola chiave che ti risuona. Per esempio, stasera abbiamo trattato l'argomento Santa Notte Rita. Abbiamo trattato l'argomento varie cose, no? Abbiamo detto la nostra ripetere. E quindi tu prendi la parola, per esempio, come amare Gesù con il suo stesso amore, oppure abbiamo visto che quando incontra i re magi Gesù si comunica, no? Comunica tre potenze, queste tre potenze hanno tre attributi. Io sul mio quaderno ho scritto le tre comunicazioni, poi ho messo le tre frecce, ho messo i tre effetti. Ecco, ognuno mette la parola chiave, quello che è risuonato nel proprio cuore di comprensione, perché la lettura si fa insieme per darci così più. Come dice Gesù, no? Dove due o più persone si troveranno e quindi nel mio nome, si trovano nel mio nome, io sarò con loro. Quindi, intanto per chiamare Gesù in noi e per la sua parola, per la fusione, per tutto il desiderio, per aiutarci, però poi alla fine deve essere una risonanza personale. Quindi nel quaderno noi mettiamo quello che il Signore ci fa ascoltare per aiutare la memoria, per aiutare la comprensione. Sono strategie di amore anche questo, per aiutarci ad arrivare a Lui. E Lui vede tutto. Andiamo incontro alla grazia. Dio viene incontro a noi e questo è risaputo e noi andiamo incontro a Dio, corrispondiamo. Allora, intanto che metto la musica, ho sentito un'altra mano. Prego. Non so chi è, però. Intanto preparo. Prego. Posso dire, chiedo scusa, posso dire Sì. una cosa? È diverso da prendere queste piccole freccette, questi piccoli appunti sullo stesso brano che si è letto? Non ho capito Dora, È non ho capito. diverso usare il quadernetto oppure poter scrivere questi appunti direttamente sul brano che si è Ah, letto? questa è una cosa personale. Se ti basta anche io personalmente il libro è tutto sottolineato, scritto, poi ho dovuto prendere il quaderno. La prima volta ho scritto sul libro.
E le volte perfetto. successive ho avuto bisogno del quaderno, è una cosa personale. E appiccicare anche i post-it. Grazie, sì, grazie. Ci sono anche quelli a forma di cuore. Sì, chi più ne ha più ne metta, nel senso è molto personale, dipende da quello che devi scrivere. Senz'altro il libro immacolato forse è poco, non lo so, è poco memoriale. Ecco, vediamo, va bene? Allora, facciamo l'atto di fusione e il giro dell'anima, perché anche prima di andare a dormire assicuriamoci di essere fusi e di andare a operare l'amore di Dio. La registrazione è sempre in atto. La lasciamo o la facciamo? Allora, chiudiamo intanto la registrazione e poi facciamo Fiat, suggelliamo tutto nella divina volontà e per la maggiore gloria di Dio, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito.